Nell'aula bunker del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nelle grandi gabbie, vengono processate in questi giorni alcune figure di spicco della Camorra, come Michelangelo D'Agostino. Gli addebitano 15 omicidi, è disposto a riconoscerne 7. I vecchi amici nel frattempo gli hanno ammazzato il padre, la solita vendetta trasversale. Vogliamo ascoltarlo nella sua più recente interpretazione. Signor D'Agostino, è vero che lei è pentito di essersi pentito? No, non è vero. Per certe persone sono pentito di essere pentiti. Senta, lei era uno degli accusatori di Tortora. Sì. Adesso non lo è più? No, lo sono sempre. Però non so in che livello e in che maniera mi hanno fatto diventare l'accusatore di tutto. Perché io quando ho parlato con i magistrati di questa benedetta Gentino, ho dato pure un numero di telefono. Però ci ho tenuto a precisare, ho detto, se forse quel numero di telefono non è di quella persona, vuol dire che io mi sono sbagliato nella mia persona, perché la mia è un'accusa per sentito di, non un'accusa specifica, io gli ho portato tanta roba. Non voglio essere il boia di Renzo Tortora, perché mancami me, anzi fa male pure a me, se lui veramente fosse innocente, fa male pure a me saperlo in carcere. Secondo lei perché è venuto fuori il nome di Tortora in tutta questa faccenda? Ma non lo so, io per esempio prendo la mia esperienza, in questa riunione si è parlato di questo Tortora. Ma ecco qua, diciamo... In quale riunione? Perché il pubblico non sa di che riunione. Una riunione tenuta a Caivano, che ne ha parlato pure ieri Puca Giuseppe, dove si è parlato di questo Tortora, che però si è parlato pure di Califano. Questo numero di telefono lei dove l'aveva letto? L'avevo letto sull'agendino di Puca Giuseppe. Ma a questa riunione chi propose il nome di Tortora? Che cosa si disse di Tortora? Si dice che è lui quel Tortora là, che era un diciamo, non proprio affiliato, perché la parola affiliato non è stata detta, era diciamo, un nostro simpatizzante, un nostro amico, come lo vogliamo dire, e che spacciava droga nell'ambito di Milano e Bergamo. Chi lo raccontò? L'hanno raccontato tanto di sopra, diciamo in particolare Puca Giuseppe e qualcun altro. Io... Adesso le risulta che Puca è pentito di quello che no, ha detto? No, ma a me mi risulta che Puca non è pentito, che è dissociato, ma un dissociato di comodo però. No, ma nella faccenda Tortora Puca come si comporta? Conferma quello che aveva detto? No, Puca va sempre sulla negativa, perché giustamente non è un pentito, non è un dissociato, lui dice sempre che non è vero. Che non è vero che cosa? Che lui mi avrebbe mostrato questa famosa agendina e avrebbe parlato di Tortora. Quando gliela mostrò l'agendina? La mostrò dopo, diciamo, la morte di Casillo. Lei fanno? Quante persone ha ucciso? Io consiglierei, io ne ho ucciso 7, ma qua si dice che ne ho ucciso 15, 20, 30. Il mio cumulo di reato è che ho ammazzato 7 persone. Barbaramente li ho ammazzati, però quelli sono 7 persone, non più di 7. Senta, ma i pentiti quando si deve credere? Nella prima versione, nella seconda? Perché state cambiando tutti quanti. Ma io credo che il pentito si deve credere proprio nella sua prima versione che ha fatto, perché tutto quello che noi facciamo dire, sono pure i camporristi che ce lo fanno dire, non lo diciamo noi, perché ci arrivano lettere minatori, lei prende l'esempio della lingua di D'Amico, sono loro che dicono noi come ci dobbiamo comportare nell'aula. Però ecco, questo vorrei spiegare, fare capire a tanti bravi giovani, a tanti diciamo i picciotti, che i capi li hanno abbandonati, perché un capo, tipo Puca Giuseppe, Di Girolamo e tanti altri, mi dice vai in aula, scolpa me, però accusa gli altri, proprio a dare un riscontro alla corte per far credere, perché se io vengo qua e ritratto tutto, la corte dice vabbè, questo sta lì. Però se io salvo lui, gli accusati 10, la corte mi crede e lo caccia assolto lui. Ecco, questo è un bel giochetto e questo lo dovrebbero capire i picciotti della Camorra, i più bambini che ancora lo devono capire. Tendergli una mano per farli salvare, perché veramente sono dei ragazzi sfortunati. Lei non ha accusato qualche magistrato di aver cercato di convincerla per farle dire certe cose? Sì, ho accusato il dottor Di Spirito. Sempre sulla faccenda Tortora. E cosa avrebbe fatto questo dottore? Come ho detto io, che lui mi avrebbe promesso che mi avrebbe fatto portare al cimitero se io accusavo tutto, ma questa è stata una mia invenzione, una mia palla. Il dottor Spirito non si è mai sognato, sì io sono andato al cimitero, ma non si è mai sognato di mandarmi al cimitero se io fermavo il verbale di tutto, perché questo non vuol dire poi essere un magistrato, vorrebbe dire essere un animale. Ma lei quante cose ha inventato? Io? Nessuno. Ma secondo lei Tortora è una vittima, è innocente o è colpevole? Per me personalmente, lo posso dire io, per me è una vittima. Michelangelo D'Agostino non va d'accordo con Giuseppe Puca, detto Giappone. Giappone, braccio destro di Cutolo, è accusato di una cinquantina di ammazzamenti. Nella storia di Tortora appare come possessore di un taccuino nel quale erano segnati nome, cognome e numero di telefono del personaggio televisivo.
Si è parlato di volta in volta di un Rolando Tortora, poi di un Tortona. Adesso si torna a un Enzo Tortora, imprenditore di Salerno. Signor Puca, qual è la vera storia dell'agendina nella quale era segnato il nome di Tortora? L'agendina che fu trovata, in particolare, non è mai stata mia. Era della ragazza che è stata arrestata insieme a me a Lecce. Quanto è stato detto dal pentito Michelangelo, è stato solo una palla in balzo che ha preso lui dopo le notizie dei voi mass media che avete diffuso per radio e giornale. Perché lui, quando ha sentito il nome di Tortora, non era neppure a conoscenza di che Tortora si trattava. Che poi automaticamente dopo è venuto fuori che Tortora, dopo che il giudice istruttore del processo Tortora, che non so se questa notizia se poi sia venuta a gallo oppure no, è risultato che il Tortora, che Michelangelo definiva il Tortora il presentatore, era il Tortora un imprenditore di Salerno. Ma lei queste cose ai giudici le ha dette o no? Io l'ho detto ieri per la prima volta ai giudici qua, perché a me non mi hanno dato mai occasione di parlare e di dire questo fatto. Io non sono stato mai chiamato in causa, anzi a me mi avrebbe fatto molto piacere di andare a discutere di questo reato per scoppare una persona che ingiustamente era stata accusata dai falsi pentiti. Infatti, come vedete, io ho qua un appunto che dovrò denunciare il pentito Michelangelo, perché è un grande calunniatore. Lei, chi l'aveva questa giardina? Una ragazza sua amica? Una ragazza che stava con me, che fu arrestata con me a Lecce, che automaticamente io non ero proprio a conoscenza di questa centina. Che è molto probabile vedere, perché basta chiamare la ragazza in causa e vedranno che la ragazza gli risponde a tutte le domande come ha risposto già al giudice istruttore del processo ad oltre. Anzi, sarà strano che non sia risaltato questo caso. Forse... Ma lei durante il processo non ha chiesto di andare a Napoli e di andare a raccontare quello che sapeva? Perché l'ha detto soltanto ieri? Io a me non mi hanno mai chiamato, questo è. Beh, io ma pensavo, se lei sa no, che una persona pensavo. È innocente, non sente il dovere di andarla a dire subito? No, ma io penso che mi avrebbero chiamato, pure proprio per far chiarire la questione di questa gente. E poi non mi hanno chiamato, quindi io rivolgo per essere chiamato. È un processo che non interessa a me, avete capito? Nessuno vuole attribuire la patente di possessore della verità a individui che si sono distinti soprattutto come killer e che hanno dato luogo a una girandola di smentite, di affermazioni, di accuse, e bisogna anche rendersi conto che non è facile per i magistrati individuare la menzogna o la calunnia. Il dottor Vincenzo Scolastico è pubblico ministero nel processo che si svolge attualmente a Santa Maria Capua Vetere contro i camorristi. Signor giudice, come si spiegano questi cambiamenti di umori nei pentiti? I cambiamenti di umore possono essere dettati dai più vari motivi. Il motivo preminente è la paura, perché i camorristi hanno accusato, altri camorristi hanno accusato gente pericolosa, sono stati tratti in arresto centinaia di persone e hanno pagato questi camorristi pentiti anche in prima persona lo scotto delle dichiarazioni. La D'Agostino, per esempio, hanno ammazzato il padre e certamente l'uccisione del padre è da mettere in relazione con le sue dichiarazioni. Bisogna valutare, a mio avviso, caso per caso, ogni singola ritrattazione con quei criteri che stabilisce la Suprema Corte di Cassazione, che sono poi i criteri più attendibili, cioè vedere il perché quel pentito ha fatto dichiarazioni di accusa, che cosa lo ha spinto ad accusare i suoi complici, quali elementi obiettivi di riscontro ha fornito, il perché della ritrattazione, insomma bisogna indagare su questo. E ovviamente è un problema che devono risolvere i magistrati che hanno i singoli processi.